Ciao a tutti, siamo tornati, non siamo sullo spot di pesca. Quest'oggi un video un po' diverso dal solito. Mi è stato chiesto come fare la montatura per la pesca break line e adesso io, volendo aumentare il peso del piombo che ho su, ho colto l'occasione per registrare questo video. I fili che io uso tengo in bobina, un 0,55, mentre come shock leader, che è dove andremo a fare la nostra montatura, un trecciato da 1 mm, un 300 libre. Come vedete in bobina, questo filo bianco è lo shock leader da 1 mm, mediamente tra gli 8 e i 10 metri. Poi ci servirà un piombo con filo passante, una boa dai 200 grammi in su e un moschettone con girella. Per finire ci serviranno dei tubicini in silicone salvanodo e degli stopper semplicissimi così. Ora abbiamo tirato fuori lo shock leader e siamo arrivati al nodo. Qui lo andremo a rimuovere e taglieremo un altro spezzone da 1 mm tra gli 8 e i 10 metri. Io di solito faccio un'asola di questo tipo, vado a passare all'interno il filo madre in bobina e tenendo il tutto, mettendo un dito qui, comincio a fare dei giri attorno al filo. 8 giri penso che siano sufficienti e andiamo a ripassare dentro. Lubrifichiamo con un po' di saliva e andiamo a serrare molto piano, accompagnando il tutto, questo primo nodo, così. Poi ruotiamo, andiamo a prendere il nostro shock leader e andiamo a fare lo stesso passaggio in questo modo, rientriamo da sotto, lubrifichiamo sempre e andiamo a serrare sempre con calma anche questo nodo in questa maniera. Con una forbice o un accendino andremo a rimuovere le due eccedenze, sempre stando attenti a non rovinare il resto. Andiamo ad accorciare sempre con la fiamma ed ecco qui il nostro nodo. E con calma, una volta aver fatto il nodo, andiamo a rimbobinare in questa maniera, ecco qui che è arrivato il nostro shock leader. Cominciamo a fare la nostra montatura. Io ho una boa di questo tipo, la quale per fermare il filo ha semplicemente bisogno di una starlight o il pezzetto che ti forniscono quando le acquisti. Andiamo a passare il filo in questa maniera e lo fermiamo con l'aiuto del nostro, con l'aiuto della nostra starlight, in questa maniera qui, e la boa non cade. Portiamola in alto. Dopodiché, se voi avete questo sistema per fermare il filo, non avete bisogno di mettere lo stopper, altrimenti se avete una boa con semplicemente il filo scorrevole avrete bisogno di inserire uno stopper qui sotto, in modo tale da poter regolare da sotto l'altezza dell'acqua e della boa. Dopodiché andiamo a inserire il nostro piombo in questo modo, che il piombo possa scorrere liberamente. Mi sono dimenticato di dire, sto mettendo un piombo da 142 grammi. Ora andrebbe inserito lo stopperino giallo, che io purtroppo al momento non ho. Si può ovviare ad usare quello stopperino tagliando il nostro tubicino in silicone un po' più lungo rispetto alla parte che dovrà andare a coprire. Ora inseriamo, importante, prima il salvanodo, così. Dopodiché andiamo a prendere il nostro moschettone con girella, di questo tipo vanno benissimo, e poi io per legare quest'ultima sono solito a fare un palomar come nodo. È molto semplice anche questo, ve lo mostro in velocità, eventualmente per un video un po' più dettagliato ne potete trovare un'infinità su YouTube. Si fa un'asola, la si va a passare dentro la girella, facciamo un nodo così, serriamo leggermente e dentro quest'asola dobbiamo far passare l'intero corpo che noi stiamo legando in questo modo, facendolo passare di là, così. Prendiamo l'altra estremità e anche qui, andando a lubrificare, serriamo il nodo. Abbiamo acceso un secondo il flash perché sta un attimo calando il sole, ma abbiamo praticamente finito. Questo qui è il nostro nodo serrato. Anche qui, come dall'altra parte, andiamo a rimuovere le eccedenze. In questo modo qui, lasciamo sempre un po' di margine e poi portiamo in giù il nostro salvanodo e andiamo a coprire l'occhiello della girella. Così il nostro nodo è coperto e qui può girare tutto liberamente. Possiamo far scendere il nostro piombo, portare in giù la boa ed ecco qui finita la nostra montatura. Semplicissimo.
Ora vi mostro velocemente come si fa anche a legare la canna. Prendiamo uno spezzone di nylon, io adesso proprio corto giusto per farvelo in mano, ma logicamente voi la misura la dovete prendere tra la sponda e dove volete avere l'esca calata, solitamente attorno ai 2-3 metri circa, però io è solo per mostrarvi. Allora dobbiamo fare quest'asola sul nostro shock leader per fare il nodo con il quale andremo a legare la break. Un'asola semplicissima, così la teniamo ferma, andiamo dentro con le dita e prendiamo il capo, quello superiore chiamiamolo, mettiamo un pollice e serriamo. Questo qui è un nodo che si scioglie, è molto semplice, ve lo rimostro. Un'asola dentro con le dita, prendete il capo superiore del filo e andate a serrare. Dovete tenerla, logicamente vi prendete l'altezza dell'acqua, dopodiché la nostra break la andiamo a infilare qui dentro. Facciamo un'altra asola e un altro nodo come prima, quindi cominciamo a fare delle spire. Questo va fatto sia logicamente da questa parte del filo, così mi raccomando lubrificate sempre, altrimenti si scotta il filo e rischiate che si rompa quando andrete a mettere in tiro la canna. Mentre dall'altra parte della break qui ci andremo a legare al nostro ramo o cespuglio, in modo tale da ritrovarci poi così. Per concludere, una volta che avremo legato la nostra canna, dovremo serrare bene la nostra frizione, recuperare il filo affinché la canna resti tesa. Ora, piccola parentesi, per parlare dell'attrezzatura, solitamente si usano mulinelli con una capienza da 8000, 8500 e superiori, mentre per le canne si tende a stare su una grammatura che va minimo dai 250-300 grammi. Ci sono mille marche e mille modelli, ognuno logicamente deve scegliere quella che fa il caso proprio. Quindi per chi volesse provare questo tipo di pesca, adesso avete capito come si fa. Raccomando sempre di stare attenti, di fare il tutto in sicurezza e se non avete esperienza, sempre se possibile, farvi accompagnare da qualcuno che ne sa un attimo di più, perché è una pesca che costa, richiede tanta attrezzatura e spesso ci vuole anche molta esperienza. Quindi sempre testa sulle spalle e occhio a quello che fate, perché si sa, bisogna navigare in acqua, si pesca con i fili in aria, c'è il rischio di far scontrare imbarcazioni con i nostri fili nei canali navigabili, quindi ripeto, attenzione. Ormai qui è calato il sole, direi che il video per me può anche finire qui. Spero sia stato utile, ricordo sempre seguire sui social, ci sono tutti i link sotto in descrizione, commentate se c'è qualcosa che non avete capito, se volete che io vi spieghi. E ripeto sempre, mi raccomando, commentate se il video vi è piaciuto o se qualcosa non avete capito, cercherò di rispondervi. E nulla, ci vediamo ad un prossimo video.